11 appuntamenti dal 10 al 21 luglio distribuiti dal porto turistico al Cinema Massimo, sul palco il meglio del panorama jazz mondiale. Del resto, tra la città di Pescara e il jazz, il matrimonio prosegue felicemente, con alti e bassi, da lontano 1969, e non c'è artista al mondo che non desideri almeno una volta nella sua carriera calcare quelle scene già calcate dai più grandi di sempre. Quest'anno poi, a rendere ancora più accattivante il cartellone allestito dal direttore artistico Angelo Valori per l'ente Manifestazioni Pescarese, anche la politica dei prezzi, mai così bassi. Per l'evento singolo si va da un minimo di 15 a un massimo di 30 euro e per gli abbonamenti dai 100 ai 150 euro. La piattaforma è quella di Ciao Tickets. Si parte mercoledì 10 luglio con un doppio concerto all'Arena del Porto Turistico con il gruppo Bocante, a seguire Ada Montellanico Quintet. Tra gli appuntamenti di maggior prestigio, il 15 luglio con i mitici Take Six, Eredi Naturali dei Manhattan Transfer, insieme alla Medit Orchestra. Il 17 luglio Chiara Civello, il 18 luglio il leggendario Terence Blanchard. Ricca anche la proposta per quel che riguarda i migliori artisti emergenti, uno fra tutti il pianista brasiliano Amaro Freitas, il 20 luglio l'Arena del Porto Turistico di Pescara. È un cartellone molto particolare, molto ricco, devo dire, 11 giornate piene di una programmazione molteplice, direi quasi caleidoscopica, perché abbiamo diversi percorsi che possiamo seguire all'interno del cartellone. Naturalmente proseguiamo la tradizione di presentare il meglio delle star internazionali del jazz, in questo senso ospitiamo i Take Six, in questo momento un gruppo che ha vinto più di 10 Grammy Award, che raccoglie la grandissima tradizione dei Manhattan Transfer, che hanno recentemente chiuso la loro carriera, un gruppo vocale insomma straordinario. Ma abbiamo poi Terence Blanchard, che è diciamo a sua volta un musicista storico, una leggenda del jazz, come si usa dire. Presente Walter Mehala, si sentirà la mancanza dello storico teatro d'Annunzio, innegabile, però ecco, come ente siete riusciti per quest'estate a cominciare al Pescara Jazz a organizzarvi per bene? Beh sì, sicuramente ci mancherà tanto. Ogni volta che vado lì alla sede dell'ente vedo il teatro d'Annunzio così ancora spoglio, in effetti sì, mi piange il cuore, però ci siamo comunque sempre rimboccati le maniche per appunto trovare una sistemazione sicuramente diciamo consona con la cittadinanza e con comunque tutto quanto il pubblico che segue ovviamente il Pescara Jazz. Così come è accaduto con i Manhattan Transfer, per la Medit Orchestra anche questa esperienza straordinaria con i Take Six? Sì, devo dire che è un momento molto favorevole. La manager internazionale è la stessa dei Manhattan Transfer. Quello che vorrei sottolineare che sono produzioni che nascono qui a Pescara e che in quanto produzioni locali danno lavoro a molti musicisti, giovani e meno giovani, che sono del territorio, quindi è una fonte importantissima di promozione dei giovani musicisti, sia come avvio al lavoro, sia diciamo occasione artistica di collaborare con dei nomi di questo livello.